campioni di trial protagonisti a Padova. Domenica 29 marzo, nell'area antistante al parcheggio nord dello Stadio Ganeo di Padova, si è svolta la seconda prova del campionato Triveneto Trial 2015 Outdoor. L'evento è stato organizzato dal Motoclub Trial Valchiampo, in collaborazione con l'associazione sportiva Trialisti Euganei. Igino Negro, vicepresidente della Pallavolo Padova e vicepresidente del club Trialisti Euganei, esprime la sua soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione. Quest'anno è la seconda gara che facciamo, abbiamo avuto un successo veramente elevato per questo tipo di attività. Abbiamo 87 piloti iscritti nelle varie categorie, con zone rinnovate per l'evento, perché periodicamente rilevamo le zone per incrementare le difficoltà per i vari piloti. Moltissimi curiosi e gli appassionati presenti, che hanno visto in azione sia i veterani della disciplina, sia giovanissimi motociclisti che, oltre a divertirsi, ambiscono a diventare i campioni del domani. Qui c'è gente che per la maggior parte lo fanno per divertirsi con le gare, ma una buona parte lo fa proprio per accedere al campionato italiano e poi un po' ambiscono all'europeo, che è una buona tappa. Preparazione, nervi saldi e tanta passione. Per conoscere meglio questa disciplina che coinvolge persone di tutte le età, si possono visitare i siti internet in sovrimpressione o cercare la pagina Trialisti Euganei su Facebook. È uno sport accessibile, non è molto costoso, anche le moto a seconda dei livelli ci sono vari costi, ma non sono molto molto costose. Il mantenimento non è costoso perché sono moto semplicissime, essenziali, quindi non hanno bisogno di grandissime manutenzioni. La mia passione per il trial non è nata molti anni fa, è nata così con un gruppo di amici, soprattutto in vacanza, loro usavano la moto, io no, ho detto perché. A quel punto ho fatto il primo corso e ho iniziato a correre. Oggi ho addirittura due moto e mi diverto tantissimo, soprattutto nelle moto cavalcate.